Ah, non ho iniziato. Abbiamo fatto molte purificazioni stasera. Ne resta ancora una. Si chiama La scelta della mamma. Chi di voi sopravvivrà allo sfogo di quest'anno? Scelta della mamma? L'anima di questo paese è a rischio. Lo sfogo ha come bersaglio i poveri e gli innocenti. La senatrice ce ne sono accorti, ci saranno molti cambiamenti. È una notte che delineerà il nostro paese. È ora di fare qualcosa con quella senatrice. Lo sfogo ormai è prossimo alla fine. Ai ai ai, dissidente 5 Stelle lei. Devo farlo, sono l'unica sopravvissuta della mia famiglia. Perché le interessa questo incarico? Anni fa stavo per commettere un crimine. Voglio che lo sfogo finisca. Ma lui non lo ricordo, c'era. C'era. Uomini, tutte le stanze. Controlliamo ogni cosa. Bene, iniziamo. Beh, lo schema è lo stesso. Questo è il sistema di trasmissione d'emergenza che annuncia l'inizio dello sfogo annuale. Al suono della sirena, ogni crimine, incluso l'omicidio, sarà legale per le successive 12 ore. Il governo vi ringrazia per la vostra partecipazione. Aia. Ammazza! Qualcuno ci ha traditi. Beh, tipo attacco alla Casa Bianca. Legale, però legale. Ormai siamo soli. Abbiamo un solo obiettivo. Sopravvivere. Ci sono bei colori. Sì, ma sembra fatto bene. No, è fatto bene. Senatrice, venga con noi. Ho una strana sensazione. Un bagno di sudore. Stiamo rischiando molto qui. La proteggerò fino alla fine. Ma questo è figo, eh. Attenti! O è figo il trailer? Ma figo strano. Benedetta sia l'America per lasciarci sfogare e purificare le nostre anime. Unitevi a me per eliminare il male. Vabbè, però troppo. Ci hanno detto tutto. Purificatevi. Però sti cazzi, dai. Giusto. Ricorda tutto il bene che porta lo sfogo. Lo sai che beh, non so dire. Proprio sicuro di tutto il bene che porta lo sfogo, ma a me il primo non mi era dispiaciuto. Ma ancora il secondo. Questo. E questa è la degna conclusione della trilogia. Vedete, il ritorno dello Jedi. Io l'ho visto sempre in inglese, quindi. Ricordiamo che questo è The Purge. Da noi l'hanno chiamato Il giorno del giudizio. L'Election Year. Quest'anno c'è una senatrice che. Perché è contraria al giorno del giudizio. Quindi erano partiti dalla casetta. Ecco. Partito ricco, più casino fuori. Dove poi in realtà alla fine si scopriva che le famiglie ricche davano un fissa anche loro a ammazzare i ricchi. Per dare ai poveri. Il 2 invece era per le strade. Quindi allora. Entra sicuramente in classifica. Questa è Hitmania versione. Paura. Quindi di paura questa ne fa. Vogliamo dire la classifica? Sì. La classifica di Hitmania Paura della settimana è... Al nono posto, Amityville, The Awakening. All'ottavo posto, The Terrible 2. Al settimo posto, The Chair. Al sesto posto, The Forest. Al quinto posto, The Witch. Al quarto posto, La Notte del Giudizio, Election Year. Al terzo posto, The Other Side of the Door. Al secondo posto, The Boy. E al primo posto, The Conjuring 2, L'Evocazione. Questo è tutto per Hitmania Trailer. Mettete mi piace al video, condividete e iscrivetevi al canale. E ricordatevi di scaricare la nostra app ScreenWeek TV, che potete trovare gratis sul Google Play e sull'App Store. Ciao!